Mi hanno seppellito, queste le parole del poeta Joe Evan, che svela quel retroscena amaro dopo la separazione tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Una separazione che ha creato diverse polemiche in queste ore, soprattutto a causa della foto che Elisa Isoardi ha pubblicato su Instagram, che ritrae lei e il suo ex compagno in un momento di intimità nel letto, accompagnato da una frase di Joe Evan, per l'appunto questo giovane poeta classe 1988 pugliese, all'anagrafe Giovanni Giancaspro. Il giovane è stato ospite della trasmissione su Radio 1 Un giorno da pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, e nella sua intervista telefonica ha parlato un po' più approfonditamente dei suoi rapporti con Matteo Salvini e Elisa Isoardi, dicendo per esempio: la Isoardi mi cita spesso e siamo diventati quasi amici anche se non ci siamo mai visti. Ovviamente una delle varie critiche che gli sono state mosse in queste ore è stata proprio quella di essere vicino al partito del vice premier, ma il pugliese smentisce tutto affermando: io sono uno di quei giovani che non crede che il voto debba essere segreto, forse lo era un tempo, ma ora è giusto informarci a vicenda, io non ho votato per Salvini né voterò mai per Salvini. Questa dichiarazione è stata rilasciata alla luce del fatto che in queste ore Joe Evan sta ricevendo tantissimi commenti e critiche sui social, al punto da dire: mi sento molto ferito oggi, mi stanno seppellendo, chi sostiene me e non la politica di Salvini mi dice poveretto, ti usano, mentre gli haters dicono: giusto, con una poesia di Joe Evan poteva finire una relazione così.